Don Giovanni Carpentieri. Buonasera. Buonasera, benvenuto, benvenuto. Stai un piedi, tanto. Stavo un piedi, non c'è problema. Lei adesso lo sposto io. Ti do del tu, no? Tu sei un prete che sta in piedi, che va in giro, giusto? Sì. Papa Francesco ha parlato dell'ospedale da campo, la chiesa come ospedale da campo. Sì. E tu fai questo, Sì, sì, cerchiamo di fare. Buonasera a tutti, cerchiamo di fare questa. Questa cosa che ci dice Papa Francesco, ospedale da campo, perché io mi occupo di una fascia di ragazzi tra i 13 e i 28 anni che hanno ancora prima che perso il senso della fede, hanno smarrito proprio il senso della vita. Ecco, intanto che fai? Io mi occupo di disagio giovanile. Cioè vai in giro la sera? Sì, la sera, la mattina, il pomeriggio, perché sennò c'è questa immagine. Cioè non sei un parroco, non c'hai, No, ho fatto il viceparroco per circa 11 anni. E adesso stai in una... Adesso sto in un'associazione privata di fedeli, di volontariato. C'è una casa famiglia che apre adesso a settembre per minori a rischio. E con questo progetto abbiamo cominciato a far capire, a capire che la diocesi si deve mettere in movimento, andare su alcune, per strada. E più che andare per strada, come dice Papa Francesco, abitare delle periferie, perché se dice a Roma, se continuiamo così non gliene frega niente a nessuno. Ecco, voi mi perdonerete, allora, il francese. Noi parliamo della purezza oggi, no? Sì. Chiunque è genitore sa che i bambini sono tanto carini fino a un certo punto e poi da un giorno all'altro ti escludono. Fai più fatica a entrare in relazione con loro, cioè entri in un mondo loro, privato, no? Sì. Adesso amplificato dai mezzi, dai social network, dai telefonini, eccetera. Che succede a sti ragazzi? Dove vanno quando non li vediamo? Una parolina innanzitutto sulla beatitudine. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. Chi è puro di cuore? Chi vede il fratello, chi vede la propria vita, chi vede se stesso con gli occhi di Dio. Chi vede l'altro come Dio lo vede. Dove vanno a finire questi ragazzi? E questi ragazzi certe volte si storcono e per addrizzarli ci vuole la mano santa, ve lo dico proprio molto chiaramente. Ragazzi che a 13 anni, voi immaginate una situazione, vi do una situazione così molto, che ho visto l'ultima volta, la penultima volta venerdì 12 dicembre e poi a gennaio. Due ragazzi di 13 anni e davanti a una parrocchia, l'ingresso in una parrocchia, c'erano delle prostitute, 20 anni di età, e c'erano due ragazzi di 13 anni che hanno detto: dai, io c'ho 20 euro, che famo? E due loro amici di 16 anni avevano già, tra virgolette, consumato e non rado, vedete un po' voi quello che bisogna fare. E allora ci siamo messi a parlare lì davanti, davanti c'era questa parrocchia, c'era lì, davanti l'ingresso della parrocchia c'erano queste ragazze, e c'erano questi due ragazzi, non sapevo con chi parlare. Noi abbiamo un piccolo gruppo, Alessandro, molto, molto piccolo, di giovani, di laici, e con i quali non si sapeva con chi parlare per primo, perché la situazione era questa. Oppure nelle discoteche andare lì non si può fare un discorso di neanche prima evangelizzazione. Voi provate a fare una cosa, andate a casa e provate a dire a qualche figlio, amico vostro, figlio mio, la parola spazio. Fate la prova e poi venite a dire che cosa gli viene in testa. Sono ragazzi per cui stanno lì, bisogna abitare questi ambienti. E che oggi vuol dire spazio? Non l'ho capito. Spazio è una lunga storia. No, dico, spazio è un open space, è una discoteca molto bella, come tante altre. E si sta lì e chiaramente si passa la sera, la notte, e ci si fracassa, perché sono ragazzi. Fracassa? Fracassa, ci si spacca, capito? Ci si fa un po' quello che vuoi, insomma. C'è molto alcol? Cioè si bevono molto i giovani? De tutto. Ci si droga anche con l'acqua. Sapete come ci si droga con l'acqua? Non ve lo dico. Andate a domandarlo ai figli, non ve lo dico. Con l'acqua, la casta, la vergine pura acqua francescana, è così. Allora, qual è il problema? Il problema era, come diceva prima, io mi sono portato il foglietto di riserva, come diceva prima Papa Francesco, che bisogna che noi facciamo come il buon samaritano. Che cosa ha fatto il buon samaritano? Non ha parlato di Gesù Cristo. Ha incontrato questo sventurato, se l'è preso a carico, ha investito risorse di spazio, l'osteria, risorse umane, l'oste, ci ha messo pure qualche sordino, e ha promesso una supervisione, cioè che sarebbe ritornato a vedere. Ecco, noi dobbiamo fare così. Non si tratta adesso, c'è una fascia invisibile a Roma di giovani che non si sentono drogati, non si sentono alcolizzati. Per loro andare a pistare un rom è una cosa normale, tutti i giorni.
provate a chiedere in una classe chi di voi ragazzi ha un amichetto vostro che è segnalato, sta agli arresti domiciliari, ci stanno sempre 6-7 mani, alzate. E con questi bisogna fare come col buon samaritano, andare ad abitare questi ambienti. Perché gli adulti non abitano questi ambienti? E gli fammi un'altra domanda, non lo so. Cioè, il discorso è, sì, gli adulti, cioè, io non li vedo, non li vedo, non li vediamo. Cioè, sono dei posti dove stanno solo loro, esclusi. Sì, ma ci sono dei posti dove stanno solo loro, io penso, che so, a qualche muretto, a qualche piazzetta che si incontra. Una volta a settimana noi andiamo lì, ci incontriamo. C'è un orario, vi dico, tra le 5 e le 7 e mezza. Il prete del muretto, fai. No, ecco, questo è esatto. Questo io lo sapevo che usciva fuori, ma poi... Non si tratta di fare sta cosa, non c'è un carisma particolare, lo possono fare tutti. Anche perché è molto semplice andare ad abitare questi ambienti. Certo, ci vai col Vangelo così, ti arriva qua al Vangelo. Però il discorso è, io vi faccio una domanda. Per voi è normale vedere una parrocchia, una qualsiasi parrocchia, che ha davanti a sé tutte le sante sere, notti comprese, delle ragazze che si prostituiscono, delle belle ragazze, delle ragazze intelligenti, che vanno in giro col perizoma, che fanno le movenze? E c'è un territorio comunitario parrocchiale che sembra non vederle. O io ne ho viste 113 in un anno e mezzo. E ci vanno i ragazzi. A Roma Nord abbiamo risolto il problema, proprio s'affittano e ci fanno i festini. Che famo? E dobbiamo andarle a incontrare, dobbiamo attivare una serie, e questo è quello che dicevi prima tu, Alessandro, il progetto ospedale da campo. A Roma stiamo cercando di metter su in diocesi, e con un pizzico di fatica, ma anche con tanti buoni risultati, un progetto a cui vi invito tutti, tutti quanti, siete tutti invitati. Chi di noi vuole fare una presenza negli ambienti, chi di voi vuole fare una presa in carico di un ragazzo, di una ragazza che sta in difficoltà, chi lo vuole accogliere, se avete delle risorse di spazio, chi vuole dare una svolta lavorativa, perché abbiamo anche quest'altra cosa. Senti, cominci te. Una domanda. Noi parliamo della purezza, no? E sì. Quando si parla della purezza si pensa sempre ad un punto di partenza, no? Sì. La purezza, sì, una cosa così. Secondo te questo mondo che ci racconti un po' infernale, no? Un po' dantesco, questo mondo può avere un destino di purezza? Queste persone, che dopo che tu le incontri qualcuno... dacci una speranza. Speranza ci stanno, se non sto qua. Allora, il discorso non è questo, il discorso non è tanto il fatto dacci una speranza. La speranza è Gesù Cristo, la purezza per il cristiano è Gesù Cristo. Però dobbiamo avere gli occhi puri del buon samaritano, che ha visto una persona che stava in difficoltà, non gli ha fatto la predica, non ha parlato, mo te spiego la purezza, beati i puri de cor, mo te faccio vedere come si fa. No, se l'è caricato. E si è affaticato. Voi immaginate la scena dell'osso e se vede questo, oh, chi è questo? Te do i soldi, dai, prometto che ritorno, perché questa è la situazione. La speranza ce n'è tanto, ci sono tantissimi ragazzi che cominciano a capire, beh, sì, ce ne stanno tanti, qualcuno forse ci vede, forse. Però la speranza siamo noi per loro, e questo è il problema.